Bene, 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 ragazzacci. Allora, si può continuare qui in compagnia del vostro Diablotex su Nier Replicant. Allora, Nier Replicant, insomma. Allora, io direi che ricordo benissimo che bisogna andare dalla biblioteca, no? Tanto è il tragitto migliore, no? È il tragitto che succede spesso andare qui nella biblioteca. Ecco, mi sta un attimino perdendo, devo salire le scale, ok, bene così, vediamo un po' cosa bisognerà dire, cosa bisognerà fare, qualcosa bisognerà fare, ragazzi, quindi su questo non c'è ombra di dubbio che qualcosa bisognerà parlare, non so il tempo che ci vorrà, ma voi restate belli comodi lì seduti a guardare questo episodio, perché comunque si andrà avanti nella storia e qualcosa ci sarà da fare. Una strana lettera. Allora, ti scrivo per informarti. Vabbè, ragazzi, leggete. Bene, recentemente sono stati dei sogno segnalazioni. E beh. Ah, vabbè, sogno, vabbè, c'è poco da leggere, andiamo avanti. Dare こんないたずらみたいな手紙を送ってくるような人はいないと思うんだけれど、ちょっと心配だわ。僕が様子を見てくるよ。え、でも僕もちょっと気になってることがあって。そう。ならいいんだけど、お願いするわね。 Bene, si va subito in missione. Sinceramente mi credevo che sarebbe durato un po' di più qui la parte parlata, insomma, del discorso. E invece, ragazzi, sono rimasto veramente soddisfatto, perché è stato un discorso molto breve, tranne quella lettera lì che c'era scritto sogno, vabbè, e così via, quindi... Allora, vediamo un po' la destinazione. Ah, ok, quindi io scendo da qui. Scendo tranquillamente. Tranquillamente fino ad un certo punto. Poi non so se sarà tranquilla la missione che andrò ad affrontare, però, insomma. Allora, raccogliamo qui. Vediamo un po' se qui per sbaglio ho fatto la missione secondaria. Ah, ok. Ok. Un'altra consegna che la faremo magari più avanti. Nonostante il pacco sia un po' rovinato, mi affida un'altra consegna, perché comunque sa che lavoro bene, ragazzi, sa che lavoro ad un certo livello, quindi mi affida consegne come se non ci fosse un domani. Comunque andiamo, sì, qui che abbiamo? Oh, sono delle bellissime ombre, diciamo. Va bene, vai, sblocca i tutorial, tanto non ne leggerò neanche uno, ci mancherebbe. State buoni e tranquilli, eh. Bene. Che bello. Bene. Allora, vediamo un po' la destinazione, dov'è. Vai, sto andando bene, speriamo che continuo così, ragazzi, perché... Speriamo di continuare in questo modo. Dovrei livellare un po' il personaggio, però non è che
al momento abbiamo grossi punti dove possiamo livellare. Sinceramente non è che abbiamo grossi punti dove ce la... Ah, ok, sono pieno di erbe medicali. Vabbè, sì, le ho ricomprate nel villaggio precedente, quindi giusto. State un po' tranquilli, sì. Ah, insisti? Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo che qui c'è da fare. Ecco, già qui un po' di nemici in più si vedono, eh. C'è un respawn. Ogni tanto, insomma, qualcosina succede. Ecco qua. Meno male. Meno male, ragazzi, anche se credo che mi darà pochi punti esperienza. Mi daranno, perché comunque sono mostriciattoli di poco conto. Ok. Nel frattempo io, picchiando, sto acquisendo, insomma, acquisisco nuove frasi da inserire sia nelle magie che nelle armi. E poi infatti andremo a fare qualche ritocchino semplice, anche un po' spudorato, dai. Allora, qui sono delle ombre, sì, perché se compaiono sulla mappa così, ragazzi, sono delle ombre. Io le chiamo ombre, poi ognuno può chiamarle come vuole. Erba medicale, vai, ne uso una per riprenderne un'altra, così almeno. Che abbiamo qui? Arrivano? Ah, eccole lì, sono lì, sono lì. Ne sono 5? Ecco, questo qui è un po' tremendo da buttare giù, secondo me. Questo, ai ai ai. Ai ai ai. Si continua? Si continua, vediamo un attimino. Maremma, ragazzi. Questo da buttare giù non è semplicissimo, però non so perché ci voglio provare. Ok. No, perché se non sbaglio, questa era una missione secondaria che dovevo portare a termine. Poi posso anche sbagliare, però l'ho buttato giù. Innanzitutto l'ho buttato giù, poi vedremo il da farsi. Vedremo il da farsi un po' più avanti, eh. Io nel frattempo vado spedito verso la mia destinazione. Ullala, che belle ombrette. Quindi andando in giro spuntano fuori come funghi, ottimo. Ma perché sparate in questo modo? Perché mi dovete importunare la mia strada se poi... Vabbè, dai, lasciamo stare. Ok, va benissimo. Me la sto giocando bene, al momento sembra che me la sto giocando bene, via. Andiamo, non credo che siamo arrivati, ma credo che ci sarà ancora un po' da camminare qui, eh. È una zona dove non so, credo che non ci sono mai stato qui al momento, eh. Credo che al momento qui non ci sono mai stato, poi vediamo, insomma. Io credo di non esserci stato. Vediamo un attimino. Bene. Abbiamo una mappa. Sì. Meno male. Meno male. Ambientazioni fantastiche. Allora, qui cosa abbiamo? La porta in un albero, ok. Allora, qui bisogna parlare con il vecchio saggio. Fatemi fare un giro, perché non vorrei che c'è qualcosa da raccogliere. Anzi, magari c'è qualche oggetto che può essermi utile. Magari. Qui cosa abbiamo? Vediamo un po'. Ah, io credevo che vendeva qualcosa. Vabbè, scusami, non era mia intenzione importunarvi. Allora, qui? Non vendono nulla, va bene. Non vendono nulla.
Io credevo che qualcosa vendevano, ma vabbè. に異変が起こったって聞いてやってきました。 私と会話できているということは、 あなた方を夢に巻き込んでしまったようですね。 夢？ Sto leggendo, ragazzi, non vi preoccupate. Ok. Bene. きっと夢に入るきっかけがあったはずです。 したようにではなく、害しておるのだ。知っておるわ。
Allora, ragazzi, ci sono, ero in silenzio perché almeno leggete un po' senza che vi disturbo. Allora, da soli non è abbastanza, in due è l'ideale, in tre diventa pericoloso. Che cos'è? La risposta è un segreto, un'altalena, e io che ne so? E io che ne so? Giusto, questa mettiamo. Ok. Quindi ho sbagliato, io che ne so, non va bene, vai, un'altalena, via. Mettiamo un'altalena, perché l'altalena in due, uno spinge, l'altro è sull'altalena, e in tre non serve. Vediamo un po'. Però può essere anche un segreto, perché più persone sanno un segreto e vediamo. Mettiamo un segreto, è per forza questo. Vediamo un po'. Maremma, ragazzi, discorsi lunghi, eh? Maremma, quanto è lungo il discorso. Allora, si fece forza per non strangolare il compagno. In fondo ha ragione, molto facile. Entro nella finestra senza rompere il vetro. Quando è notte scompaio. Cosa sono? Un uccello. Una lettera? La luce del sole. Allora, un attimino, entro dalla finestra senza rompere il vetro. Beh, la luce del sole? Vediamo. Vediamo un attimino. Va bene. Ho indovinato allora, ragazzi. Beh, allora, al mattino cammino su quattro gambe, al pomeriggio su due, alla sera su tre. Cos'è?
cosa sono, ma stiamo scherzando, dai. Cercò di chiedere all'uomo chi fosse e cosa ci facesse lì, ma lui continuava a ripetergli l'indovinello, vabbè. Ma cos'è facile? Al mattino cammino su quattro gambe, al pomeriggio su due, alla sera su tre. Cosa sono? Allora, l'uomo con tre gambe, alla sera su tre, l'uomo lo escludiamo e sappiamo il perché, ragazzi. Ok, e non dico nulla. Un demone, allora io vado per un demone o un angelo, vediamo un po'. Al mattino cammino su quattro gambe, al pomeriggio su due, alla sera su tre. Un demone, vediamo un po'. Ho indovinato anche questa, mi sembra, eh? Ho sbagliato? Allora andiamo su un angelo, non credo sia un uomo, non credo. No, era l'uomo, ragazzi, vabbè. Era l'uomo, va bene. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Allora. Ora voglio solo congratularmi con te per aver risolto il mistero del Onirom. Ok, ora dovete tornare dall'uomo all'entrata della foresta, certo. Detto ciò, l'uomo rientrò in casa sbattendosi la porta alle spalle davanti agli occhi di Diablotex, giustamente, giustamente. La nebbia salì dal terreno e avvolse la... Sì, vabbè, ma dove? Quando Diablotex e Waze tornarono all'ingresso della foresta, trovarono il sindaco appoggiato a un albero. Appena li vide, scattò in piedi e corse verso di loro. Era allegro, insomma. Allora, ce l'avete fatta davvero. Eh sì, dopo due anni, insomma. Allora. Bene. Ok. E la storia continuerà, sì, ragazzi, stiamo andando avanti qui, vabbè, lasciamo stare. Ok, da un grande sbadiglio e poi l'uomo non si ricordò più niente, fantastico. Un'ora, un anno, quando si svegliarono le cose intorno a loro sembravano più reali, la nebbia più pesante e le foglie più verdi, si erano svegliati dal sogno. Siamo tornati in game quasi, ragazzi, quasi.
Hai voglia a parlare qui, eh? Hai voglia, ragazzi? Ma vai a riposare tranquillo. Devi riposare. Ok, allora non dovremmo riporre la nostra fede negli dèi. Vabbè, il sindaco scosse la testa. Io un po' sto leggendo, ragazzi. Bene, vediamo un attimino. Ha avuto un déjà vu, ragazzi, il déjà vu, vai. In pratica qui si è parlato solo in questo gameplay, abbiamo solo letto, va bene. Giusto, dai, ce la possiamo fare. ちょっと簡単すぎやしないか。なんだかこの村にも誘導されてきたような。考えすぎだよ、シロ。 Ragazzi, allora io a questo punto quasi quasi vado a salvare la mia partitina. Non me ne volete, ma siamo andati avanti con questo gameplay in maniera abbastanza buona, quindi io direi di... Io vi do appuntamento con il prossimo gameplay per quanto riguarda Nier Replicant e speriamo che sia un po' più action il prossimo episodio, perché qui si è parlato, cioè è stata tutta una questione di leggere la storia, quello che è, però andava fatto. Quindi io, come sempre, il vostro Diablotex, vi ringrazio di cuore a tutti, vi do appuntamento con il prossimo episodio, restate sintonizzati perché secondo me ci divertiremo. Poi voi restate qui sul mio canale perché sapete che arriveranno sempre gameplay di qualità, dal punto di vista che sono sempre al di fuori della massa, anche perché il mio genere è questo, ragazzi, quindi è sempre stato questo e orgogliosamente lo porto avanti. Quindi ciao a tutti, appuntamento al prossimo gameplay e come sempre grazie per il vostro supporto, perché senza di quello non si va da nessuna parte. Ciao a tutti e alla prossima.